Ciao Top Driver, benvenuto in nuovo video Trap. È giunta l'ora di scoprire una delle piste più belle del pianeta, Suzuka, un vero e proprio ottovolante. Iniziamo subito. Entra flat out per curva 1, appena stai per uscire frena tutto, entra il braking in quarta, rilascia il freno in ingresso di curva 2, sfrutta il banking per avere tanta velocità di percorrenza e uscita, via verso lo snake, ancora una volta devi lavorare in previsione di una monotraiettoria. Sinistra rilasciando il gas, col petto di freno alla prima destra, lift in costa al cambio di direzione, in questa curva particolare si toglie due marce, col petto di freno short shift e aggancia la vettura con il gas per uscire meravigliosamente dall'inferno giapponese con la Dunlop, in cui se necessario puoi rilasciare per un istante il gas per non finire nella sabbia nel mentre si chiude il T1. Il T2 si apre con la Degner, per la prima scala una marcia aggredisci il cordolo senza paura e per la seconda frena tardissimo con la massima intensità, zero transizione, gas alla corda sfruttando la pista in uscita, supera il ponte e preparati all'airpin, il mitico tornantino, frena in uscita dalla semicurva a destra, spigola e sfrutta il banking in uscita per una trazione ottimale in vista del seguente curvilineo in cui resti interno per osicchiare metri utili per il lap time. Eccoti alla spunta, la mitica curva cucchiaio, alla prima sinistra ingresso in quinta restando attenta sotto sterzo, per la seconda pelo di freno quarta e aggancia la vettura con il gas per essere il più rapido possibile nel rettilineo che ci porta alla 130R che apre il T3. Ora la 130R è quasi una formalità in cui si cerca di stare più stretti possibili per osicchiare alti metri. Ultime fatiche, la chicane del triangolo in cui fine 100. Entri in terza, tagli perfettamente su entrambi i cordoli e dai gas il più possibile restando tutto interno per chiudere al meglio questo giro qui in Giappone.